diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Leonardo De Maio. Ciao, benvenuto, ben ritrovato. Ciao. E Elisabetta Gardini. Ciao, ben ritrovata. Ci ritroviamo nuovamente per parlare di Manuale per il cambiamento. Manuale per il cambiamento è per l'appunto un libro che vuole, no? Creare un cambiamento, vuole scuotere gli animi per creare un cambiamento. Certo. Ma comincio proprio da te perché, Leonardo, sei tu il primo autore del libro, in effetti sei tu l'ideatore, chi ha avuto questa spinta, questo sprone per scrivere il libro. Certo. Perché? Come è nata questa idea? Allora, guarda, io ho scritto questo libro perché le persone con le quali parlavo quotidianamente mi riferivano che loro vivevano nel passato e non riuscivano in qualche modo a fare praticamente un salto di qualità per vivere il presente e il futuro. Quando lo raccontavo verbalmente mi guardavano un po' con superficialità. Allora ho deciso di trascriverlo affinché loro potessero comprendere oggettivamente quello che volevo dire. Cioè, volevo dire questo, che se noi continuiamo con la nostra mente a vivere nel passato e non vivere in questo momento il presente e proiettarsi nel futuro, la nostra vita resterà sempre come prima. E poi ho detto anche loro una cosa molto che può risultare molto strana, cioè che noi non siamo quello che pensiamo di essere. Appunto, adesso riferisco bene quello che voglio dire. Cioè che noi tutti pensiamo di avere un ruolo nella società, avvocato, medico, infermiere, fisioterapista, benzinaio. In realtà ognuno di noi può diventare ciò che vuole. Anche questo è visto un po' in modo distorto, mi guardano un po' come fossi strano. In realtà io in un anno ho preso un diploma di ottico e sono diventato ottico nel vero senso della parola, cioè ho fatto un balzo quantico, ho preso questo diploma affinché potessi dimostrare loro che quello che loro credevano che io fossi non era reale. Ognuno di noi può diventare quello che vuole. E in questo libro c'è un sunto per capire che ognuno di noi può fare questo balzo quantico ed entrare in un'altra dimensione temporale. Ecco, ma in questo libro possiamo evincere i due volti della stessa medaglia, come dicevo prima, perché in effetti il libro poi viene diviso in due parti. C'è la prima parte nella quale tu giustamente spieghi i tuoi aspetti e poi invece subentra Elisabetta nella seconda parte. Perché subentri tu? Qual è l'altro volto della stessa medaglia? Intanto utilizzo un linguaggio di tipo diverso, lui ha un linguaggio più diretto al lettore, il mio è un linguaggio più tecnico, scientifico, nonostante abbia cercato comunque di scrivere in maniera semplice e comprensibile a qualsiasi tipo di lettore. Il mio scopo è stato quello di integrare alcuni principi che lui ha scritto nel libro che riguardano la legge dell'attrazione con principi sulla psicologia più canonica e quelli dell'intelligenza emotiva. Quindi è praticamente il mio scopo è stato proprio quello di integrare questi tre aspetti. Linguaggio, per l'appunto si parlava di linguaggio, quindi il tuo, il linguaggio che tu usi è un linguaggio ben diverso, un linguaggio molto più diretto. Sì, perché la maggior parte delle persone ha una cultura, diciamo, tale da poter acquisire le mie informazioni che ho trascritto su questo libro in modo diretto, specifico. Perché se fossi stato troppo generico non avrei colpito nel segno. Non so se lei o tu hai occasione di averlo letto in una parte questo libro. Però comunque all'interno ci sono scritte in modo schematiche dei passaggi specifici affinché venga proprio accompagnato per mano il lettore. Perché noi siamo tutti distratti in questa società e non abbiamo la possibilità di una guida che ci porti nella strada giusta. E se noi tutti fossimo indirizzati nella strada giusta, diventeremo, con questo balzo quantico, entreremo in una dimensione nuova e potremo veramente essere un'altra persona. E dunque qui spiega oggettivamente quello che si deve fare, perché è importantissimo nelle persone comuni trovare la propria via, trovare la propria strada, perché sennò rimarrebbero tutta la vita e vivrebbero in prestito, non vivrebbero una qualità di vita e una appropriatezza di vita specifica. Il tuo scopo è anche quello di analizzare che cosa? L'intelligenza emotiva.
Allora, quello che voglio, diciamo, sostenere è che ciò che dice è, lo condivido, soltanto che a volte non tutti riescono a attuare questo balzo quantico, questo cambiamento da soli, cioè leggendo un libro, facendo introspezione, meditazione, elaborando il proprio passato, eccetera, ma a volte certe persone hanno bisogno di un aiuto esterno, una guida neutra, come potrebbe essere un aiuto psicologo. Scientifico soprattutto. Sì, uno psicologo efficace. E qua nel libro praticamente elenco le caratteristiche che secondo me dovrebbe avere qualsiasi psicologo di qualsiasi indirizzo e cito proprio le caratteristiche di Carl Rogers, che è uno psicologo che fa parte del filone umanistico dei primi del 1900. E poi quello che mi chiedevi per quanto riguarda l'intelligenza emotiva è un altro strumento del quale ho parlato in maniera dettagliata verso l'ultima parte, e praticamente elenco questo, cito questo importantissimo psicologo, giornalista, scrittore Daniel Goleman, sì, che mette a punto un tipo di intelligenza che si chiama appunto intelligenza emotiva. E lui che cosa vuole esprimere? Esprimere il fatto che esistono vari tipi di intelligenze e al di là di quella logico-matematica che possiamo usare giornalmente nel avere successo con questo nell'ambito scolastico, nell'ambito universitario, eccetera, questo tipo di intelligenza emotiva è qualcosa che va al di là, cioè riguarda le nostre emozioni, ma non solo le emozioni positive ma anche quelle negative, ossia la consapevolezza delle nostre emozioni negative e positive ci porta poi alla gestione di esse, cioè se noi non le conosciamo non le possiamo conoscere, non le possiamo comunque gestire. E inoltre un'altra caratteristica di questa intelligenza emotiva è la capacità di empatia, cioè di mettersi nei panni degli altri e di capire anche le loro emozioni, cioè l'emozione che prova l'altra persona, e questo ci viene in aiuto nelle relazioni sia personali, affettive, che in quelle sociali e lavorative. Quindi per me è uno strumento fondamentale, dovrebbe anche essere approfondito nell'ambito soprattutto delle scuole. Assolutamente sì, perché da una base formativa poi naturalmente si può arrivare a una capacità, a una coscienza, a un modo di vivere diverso, un approccio alla vita diverso, e così magari anche poi arrivare a quello che invece è il suo fine. Certo. Perché qual è realmente il tuo fine? Il mio fine è svegliare le coscienze e svegliare le persone che leggono questo libro, perché siamo in un'epoca di cambiamento, io credo in quello che ho scritto, non l'ho scritto così a caso, credo fermamente in quello che ho scritto perché siamo in un'epoca di cambiamento, sta cambiando completamente tutto, le tecnologie, auto elettriche, pannelli solari, sonde geotermiche, pannelli eolici per dare la possibilità alle nuove case, alle nuove famiglie di produrre l'energia. Dunque proprio in questo libro che io parlo del cambiamento, cambiamento non solo personale, introspettivo, ma anche cambiamento tecnologico. Ci sono degli scooter che con pochissimi euro si può fare 130 km, non pagare bollo, non pagare benzina. E dunque, se l'uomo riesce a fare questo balzo quantico tecnologico, riuscirà a sopravvivere. Se non lo farà, è destinato a perire. Dunque, con questo libro cerco di risvegliare le persone affinché possano comprendere che non siamo più nell'era paleolitica, ma siamo nel futuro. Perciò dobbiamo cercare di svegliarci tutti quanti e di assimilare le nuove tecnologie che ci permetteranno di fare una qualità di vita migliore nel futuro. Insomma, possiamo dire che grazie a questo libro, questo è un manuale vero e proprio quasi della vita e della un piccolo vita manuale, futura. Sì, un piccolo manuale. È il nostro manuale, sì. Il manuale per il cambiamento, mai il titolo più indovinato, certo, potremmo dire. Certo. Grazie mille Leonardo Di Maio per essere stato con noi e grazie anche a te Elisabetta Gardini per aver analizzato attentamente gli aspetti scientifici di questa argomentazione. Grazie.